con il dottor Carlo Vitali. Oggi sciopero dei medici, la categoria si lamenta di tante cose. Siete stati a Roma, vediamo le immagini. Perché i medici scioperano? Allora, i medici scioperano per tanti motivi. Principalmente scioperano perché vogliono un servizio sanitario nazionale che sia un servizio sanitario nazionale pubblico, non esclusivamente dedicato a fare in modo che la medicina privata possa avere il sopravvento. Scioperano perché c'è stata una situazione particolare a livello della finanziaria, erano state toccate le pensioni dei medici. Scioperano perché i medici non vengono, non sono stati sentiti dopo la grave pandemia in cui hanno dato tutto se stessi e praticamente volevamo essere un po' più seguiti per quanto riguarda le richieste che sono principalmente quelle là della reale programmazione dei numeri dei medici, perché purtroppo si è creata una situazione per cui in questi anni ci sono state diverse uscite dal Servizio Sanitario Nazionale, che però non sono state compensate perché il Servizio Sanitario Nazionale non era stato visto come un servizio che si deve rendere per dare salute e per migliorare le condizioni della gente e quindi anche per migliorare la produttività, ma solo un sistema che faceva spendere soldi. Quindi non è stato visto come un servizio a fini terziari utile, ma un servizio spesa. Quindi si doveva abbattere cassa, con i piani di rientro, con tutte le madonne finanziarie possibili e immaginabili, non si è speso più niente, si è solo tagliato, tagliato, tagliato. E la mentalità adesso continua a essere questa, cioè praticamente dobbiamo ancora tagliare e noi non vogliamo questo. Voi come federazione cosa state pensando? Allora, noi come federazione fondamentalmente siamo per tutti i medici, quindi non siamo solo per i medici pubblici, per i medici ospedalieri che sono stati quelli più colpiti, diciamo, a livello di impatto momentaneo, però anche i medici del territorio hanno dato il loro e ricevono il niente. Anche i medici ambulatoriali stanno dando il loro e ricevono il niente, perché non ci sono medici che vengono sostituiti, addirittura si obbligano medici con specializzazioni tipo oculistica o tipo altre specializzazioni di dermatologia a fare guardie di pronto soccorso, perché il pronto soccorso dove si vede immediatamente la grave carenza ha bisogno di essere coperto. Al che si è arrivata all'assoluta frenesia di andare a prendere medici gettonisti da altre nazioni che hanno sistemi sanitari completamente diversi. Quindi arrivano gettonisti che vengono strapagati, per loro i soldi li trovano, non so come, ma li trovano, con scarsissime conoscenze della legislazione sanitaria. Non parlo dal punto di vista clinico, perché dal punto di vista clinico, alla fin fine, se sei un medico che ha studiato in un determinato modo, nel giro di poche sedute le ossa un pochettino te le fai, ma dal punto di vista di legislazione sanitaria, di formazione legislativa e quindi di tutte le varie pratiche burocratiche che si devono fare, sono al di fuori del nostro mondo. In più, noi come ordine abbiamo dei problemi ad autorizzare anche queste persone perché, a praticare la medicina, perché effettivamente non abbiamo delle vere e proprie
conoscenze dei piani di studio che hanno seguito, di come è abilitante la loro laurea, di tante cose che praticamente ci dicono sono qua e basta, lavorano e basta. Dottore, due domande mi preoccupano un po'. La prima è questa: i soldi per i gettonisti si trovano, i soldi per i medici non si trovano. Seconda cosa, i medici non ce ne abbiamo perché abbiamo fatto Il tanti numero chiuso perché errori, c'è non stato uso bene. ci sono state Quale tante potrebbe essere la soluzione? Se no si va davvero alla medicina privata. allora la soluzione è quella là di non si deve andare alla medicina privata perché chiaramente anche la medicina privata risente della carenza di medici perché effettivamente puoi andare nella medicina privata dove ci sono branche specialistiche, branche particolari o cose di questo tipo, ma per quanto riguarda il progetto quello che abbiamo, che pensiamo noi, è quello non tanto di voler fare qualcosa in immediato perché medici per poterli formare ci vorranno sempre 6-7 anni, non è una cosa di. Siamo riusciti ad ottenere già un allargamento di ingressi in medicina, erano 8.000, ora siamo passati a 18.000, però chiaramente questi medici arriveranno fra 5-6 anni, non prima. E quindi già dobbiamo andare a fare una discussione adeguata con il governo per ridiscutere un piano sanitario nazionale e fare in modo che le differenze fra le varie regioni vengano attenuate, perché chiaramente non si può continuare a fare una marcia in Sicilia, un'altra marcia in Lombardia, un'altra marcia ancora in Toscana e Emilia Romagna. Quelli che si stanno diventando tutti sono in Emilia Romagna, dove fortunatamente c'è una buona miscela fra ospedale e territorio. Noi ci siamo difesi un po' meglio perché il nostro territorio ha risposto e il nostro ospedale anche si è difeso pur essendo stato tagliato come è stato tagliato dal piano di rientro. E quella che ha avuto più problemi, puta caso, è stata proprio la mentalità ospedalocentrica della Lombardia. Però la Lombardia ha delle capacità finanziarie notevoli, per cui sta andando a rivedere tutto il sistema. Dobbiamo fare in modo che questo tipo di discorso si faccia a livello nazionale e venga fatto di comune accordo con il Ministero della Sanità. Dobbiamo dire che il Ministro da questo punto di vista è vicino a noi, ma purtroppo il governo, la parte finanziaria del governo dice che non ha soldi, non lo so, e i soldi però per altre cose si trovano, quindi bisogna fare in modo di riuscire a spostare, perché giustamente la coperta è quella che è, non possiamo dire che sia una coperta enorme in Italia, però dobbiamo riuscire a fare spostare dei finanziamenti più adeguati per la sanità, cioè dobbiamo fare capire al sistema, cioè cambiare una rivolta copernicana nella mentalità del sistema, cioè che il servizio sanitario nazionale è un servizio sanitario nazionale che dando salute dà produttività, migliorando la salute migliora anche la capacità di lavoro della gente, migliora anche la situazione generale della gente, per cui il paziente risulta essere meno ammalato. E purtroppo sono state fatte tante cose negli anni passati che ci vorrà un bel po' di tempo, però ecco, quello che vogliamo noi è principalmente che si inizi a fare questa rivoluzione copernicana nel mondo della politica. Per questo abbiamo fatto lo sciopero deve servire a questo, cioè a fare capire che il Servizio Sanitario Nazionale è un servizio. Non è un sistema economico e basta.